Dicevamo, andiamo a Riccione. Ebbene sì, noi ancora non siamo paghi e ancora vogliamo cercare di Anche perché abbiamo scavare. notato che c'è molta attenzione anche in quel di Riccione, giustamente, su quello che è accaduto e su quello che accadrà da qui ai prossimi mesi. Allora continuiamo a indagare tra le varie forze politiche. Oggi abbiamo in collegamento il segretario del Partito Democratico di Riccione, Marco Parmegiani. Buongiorno. Buongiorno a voi E e grazie. ben trovato segretario. Allora io parto subito, non so se questa mattina ha fatto rassegna stampa, ha letto un po' i giornali. No, guardi, Allora, stamattina ancora ancora non ho no. letto un giornale. Allora glielo dico io, questa mattina sulle pagine del Resto del Carlino si ha un'intervista al segretario regionale Calvano, Del del partito, del partito, PD. sì, esatto, del vostro partito, Calvano, che dice così, leggo solo il titolo e poi dopo abbiamo tutto il tempo per commentare. In vista delle prossime elezioni, lui chiaramente parla di Riccione, ma parla di Coriano, parla di Morciana, insomma, delle realtà locali che andranno al voto presto, dobbiamo ripartire dal modello Rimini. Allora, tutti noi sappiamo qual è il modello Rimini, con un'alleanza del Partito Democratico a Rimini con quello che si chiama patto civico, però comunque una realtà decisamente diversa da quella che è la storia del Partito Democratico. A Rimini, almeno per il momento, insomma, forse presto per dirlo, le cose stanno funzionando. Lei come, così di petto, come reagisce a questa, immagino Sollecitazione. la sapesse già, di Calvano? Ma sapevo cosa gli frullava in testa. Ribadisco che noi siamo aperti, in particolare in questo momento complicato e difficile per la città, ad ogni tipo di verifica. Resta il fatto che Rimini si chiama Rimini. Il modello è stato tarato su Rimini. Qui siamo a Riccione, poco più in là c'è Coriano e poco più in là c'è Morciano. Ogni realtà ha le sue caratteristiche. Quindi non è detto che un modello che funziona da una parte possa essere esportato e Ambe. funzionare uguale dall'altra. È chiaro perché il modello ruota attorno a persone ed organismi che non sono sempre quelli a Rimini, a Riccione, a Coriano o a Morciano. Ma sono fatti i modelli, sono modelli, ma poi sono le persone che li indossano e quindi dipende dalle persone che li indossano. Andrea Agnassi è snello e alto, Marco Parmegiani è alto, ma diciamo che un po' meno snello, quindi magari lo stesso abito che indossa Andrea, pur essendo un arbitro, un abito sartoriale, può darsi, anzi, senza può darsi, non riesce a indossarlo Marco Parmegiani. Una Questo non metafora significa nulla. interessante, segretario. Sì, Allora, no, dico, questo non significa nulla, no, perché a Marco certo. Parmegiani gli si può fare un abito, adesso dico Marco Parmegiani, ho fatto questa ipotesi Andrea Agnassi che è il sindaco, non vorrei che qualcuno pensasse che Che lei Marco si Parmegiani. candida? Lo No, so. no, no, Bisogna no, stare attenti alle parole di assolutamente. questi tempi. Però in questi casi è sempre meglio essere chiari. No, è Quindi, vero, perché altrimenti si rischia. Però Parmegiani, facciamo questo punto, al di là delle dichiarazioni di Calvano, insomma, gliele rilanciavo perché le ho appena lette, quindi un po' mi sollecitavo una domanda. Proviamo a fare un passo indietro a quello che è successo, perché da che insomma Riccione non ha più un sindaco, col PD non ci eravamo sentiti. Anche un po' in risposta, secondo me, Parmegiani a quello che sta accadendo in questi giorni in città, con un clima, che dire, da notte dei lunghi coltelli è a dir quasi. È poco. quasi poco, per cui insomma le chiederei anche voi come Partito Democratico, intanto eravate tra i 13, insomma, diciamo, i suoi consiglieri del Partito Democratico sono stati tra coloro che ne Hanno messo la hanno firma. messo la firma. Sì. E il perché e adesso? Ma allora intanto c'è da chiarire una cosa. La minoranza fa il suo mestiere. Il primo compito di una minoranza è cercare di far andare a casa in qualche modo la maggioranza. In Italia questo, diciamolo, non dico a Beh, Riccione, ma sì. in Italia è così effettivamente. E la rottura in realtà è venuta a casa, in casa della maggioranza. Quindi le problematiche sono state, o perlomeno da quel che si legge, ma anche da quel che si sa, perché poi le voci circolano e in una città come Riccione non ci sono i segreti di Pulcinella,
l'aria che tirava all'interno della maggioranza era, per tutta una serie di motivazioni, del tutto irrespirabile. Poi appunto quello che si è sentito dire, i cosiddetti ballottini, una presidenza a te, un assessorato a me, lasciano il tempo che trovano e alla fine, quando queste cose vengono contrattate non sulla sostanza delle cose ma sulla forma e basta, poi alla fine si possono avere anche i risultati che abbiamo avuto. È chiaro che la maggioranza, sindaco e i suoi consiglieri in testa, hanno dato un'immagine non molto bella, perché dovrebbe invece gestire con quello che si dice, no, il classico impegno del buon padre di famiglia, un'intera città. E gestire un'intera città, e non solo un'intera città, perché chi governa dovrebbe essere almeno dotato, non voglio essere brutale, ma si capisce, del pollice opponibile, in grado di individuare quale futuro si prospetta alla città. Ed in base a questo magari riuscire a programmare, a ideare, a visualizzare la regione dei prossimi 15-20 anni, mentre questa città e mentre questa capacità non era minimamente nelle doti della Tosi e della sua maggioranza. Del resto gli effetti, o forse meglio dire i non effetti dell'attività di crescita e di sviluppo della nostra regione sono sotto gli occhi di tutto. Abbiamo abbiamo una regione da ortopedia, nel senso che la città è del tutto ingessata e ferma. Ed oggi stare fermi per 2 anni, io l'ho già scritto anche in un'altra uscita sulla stampa, significa, di questi tempi, con la velocità con cui evolvono le cose, significa averne persi 40-50. Ecco. Quindi, insomma, anche perché ne abbiamo parlato tante volte in questi giorni, meglio ora, anche se molti hanno detto alla vigilia della Pasqua. Esatto. Ecco, anche questa. Allora, tutto quello che questa amministrazione è stata in grado di fare è stato alimentare la litigiosità tra le categorie, estraniarsi dai rapporti con provincia, regione, enti superiori, creare una vera e propria enclave autarchica, credendo di essere o di poter essere, fra l'altro ai tempi delle aree vaste della globalizzazione, sufficienti a se stessi. E la caduta della Tosi, che allo stesso modo credeva di essere autosufficiente a se stessa, ne è ampia e reale e vera. Sul discorso che fate voi è vero. Però, allora, io mi occupo di turismo da oltre 40 anni e sono abituato, come chi opera nel turismo, a programmare. E chi si lamenta oggi che era meglio farla cadere dopo la stagione dovrebbe anche sapere, ma lo sa secondo me, che le attività di intrattenimento, ad esempio per Pasqua, vengono fatte o vengono programmate, vengono comunicate almeno 3-4 mesi prima. Allo stesso modo le attività che dovrebbero essere promo commerciali per il periodo estivo, per cui gli albergatori dicono ai clienti, danno il calendario delle manifestazioni, eccetera, quello ci dovrebbe addirittura essere, non dico un anno prima, ma 6-7 mesi prima. Però non era il nostro caso, nel senso che sappiamo, almeno ce l'aveva detto anche Mignani del consorzio di Viale Ciagrini qualche giorno fa, che ancora si stava lavorando, ad esempio, sulla Pasqua di quest'anno. Appunto. Quindi secondo lei, i tempi c'erano dei ritardi. I tempi c'erano e come? Voi pensate che i grossi tour operator esteri fra 15-20 giorni calano dalle Alpi giù da noi e vengono a fare i contratti per il 2018. E noi fino a mercoledì o martedì della settimana scorsa non sapevamo, e non lo sapremo ancora, quali erano le attività
per spingere le vacanze o spingere gli italiani nel periodo a venire in vacanza nel periodo pasquale a Riccione. Ad esempio, questa mattina, sempre dalla stampa, apprendiamo dal Resto del Carlino che ci dovevano essere, almeno così dice colui che lo doveva fare, Ivan Fonti, un maxi spettacolo di fuochi d'artificio. Lui dice: difficile che a questo punto il commissario lo finanzi, perché sappiamo che poi il commissario, quello che Certo. farà, starà Ha attento ai delle conti, priorità, sì. prioritariamente. E quindi, Chiaro. insomma, questo solo per dirle. Un'altra cosa invece più politica, Parmegiani. Il Partito Democratico per tanti anni a Riccione è stato autosufficiente. Parlavamo proprio poco fa, no, del valore dell'autosufficienza, di non dover contare su alleanze che, insomma, poi nel lungo periodo o nel breve periodo possono anche risultare complesse da gestire. Gestire. Però è anche vero che con l'arrivo di questa nuova amministrazione, quindi dopo anche il cambiamento di marcia, dopo tanti anni di governo del Partito Democratico, anche il PD ha vissuto, l'abbiamo parlato tante volte anche con lei, delle difficoltà interne, delle spaccature visibili anche in consiglio comunale. Oggi il Partito Democratico come si presenta a questo nuovo appuntamento? Forte della sua tradizione, ma immagino anche un po' delle fatiche interne che ha dovuto subire, soprattutto in questi anni. Sì, direi forte della transizione senz'altro, quello senz'altro, è fuori di dubbio. E c'è un modo di dire da noi che si dice quel che non strozza ingrassa. Quindi io credo che certi problemi che sono sorti e che sono stati poi risolti all'interno del partito abbiano in realtà rafforzato notevolmente la coesione interna. Questo direi che è fuori dubbio. Noi stiamo adesso facendo le nuove tessere e le dico che abbiamo già una quindicina, adesso siamo circa una novantina di tessere rinnovate, siamo già a 15 nuove tessere, quindi 15 persone che sono nuovi tesserati e di questi tempi mi permetto di dire che non è una cosa da poco. Sono numeri importanti, non saprei Sono quanti, numeri, sono numeri importanti. sono Parmigiani. numeri importanti, sono numeri importanti e non dimentichiamo che a livello nazionale qualche problemuccio ce l'abbiamo, però questi sono numeri che testimoniano la voglia, la volontà dei riccionesi o di quelli che comunque si riconoscono nelle nostre idee, di tornare a frequentare il partito. E questo, secondo me, come dico, non in seguito a quello che sta avvenendo a livello nazionale, ma in seguito a quello che siamo riusciti noi a definire in quest'ultimo periodo, dalla nostra ultima festa dell'Unità a San Lorenzo, Parmigiani, che poi. volevo chiederle una cosa. Di solito quando Prego. si va verso la chiusura di una legislatura e quindi si sa che si andrà al voto, si serrano un po' i ranghi con alcuni mesi d'anticipo, si inizia a pianificare, si inizia a intavolare delle discussioni. Per quanto riguarda il Partito Democratico, spesso si vanno anche a definire le eventuali primarie. Il fatto che questa caduta del sindaco sia arrivata abbastanza Repentina, sì. Come repentina, come cambia anche questi equilibri? Eravate pronti per. farete E adesso per come st farete? stringere tutti i tempi? Faremo come quelli di Faenza, Ah che fate fanno senza senza quindi. le Si fa primarie. senza le primarie, quindi sarà indicato un No, no, candidato. no, 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 no. No? Faremo come quelli di Faenza, speriamo, che fanno senza, quindi senza le primarie. Sì, senza Però. le primarie, così. Ah, scusi, Sì, mi no, no, scusi, non avevamo capito. avevo capito. Quindi Non le è una prime. cosa che decido io, eh? No, Non no, è una beh, cosa ma così almeno che. lo sappiamo Ok. che a Riccione il candidato che verrà scelto non arriverà dalle primarie, perché altrimenti poi i tempi. Speriamo, Speriamo. Insomma, come dice lei, insomma, ci sono anche Altrimenti, altri no, organi altrimenti magari superiori. vengono fissate le primarie dopo le Dopo le elezioni e dopo le elezioni potrebbe essere difficoltà. complicato. E invece, allora, tornando un po' alla prima, perché la domanda è sempre lì, ma il PD, a suo avviso, pronto a correre da solo oppure, vista la frantumazione oggi presente a Riccione, questo è un dato oggettivo, e, cioè tutte le forze in questo momento veramente si guardano attorno e dicono o stiamo da soli o con chi possiamo andare per avere la possibilità di andare a vincere, perché poi questo è il desiderio, penso, di ciascuno. PD, da solo o in compagnia? Ma il PD intanto la necessità, e ci sta già lavorando,
di mettere sul piatto un bel programma, stavamo parlando prima di sviluppo, no? Certo. Un bel programma che identifichi gli sviluppi e la città di Riccione nei prossimi 10, 15 o 20 anni. Un programma serio, fatto su cose concrete che si possano portare a casa e che dia una vision che può essere quella appunto della nuova città turistica, ma non solo pensare ovviamente al turismo, anche se è la nostra principale fonte di reddito e di sostentamento, ma pensare ai quartieri, pensare al sociale con tutto quello che comporta, pensare al mondo dell'associazionismo e delle associazioni di categoria. Ecco, una volta ben delineato, ben chiaro quale sarà il programma, si parla sempre, no, di conferenza programmatica in cui si analizzano, ecco, su quello poi saremo aperti alla partecipazione di chi vorrà condividerlo o di chi magari avrà anche qualche idea sua che non abbiamo avuto noi e che potremo fare nostra. Parlare oggi di alleanze con Tizio, Caio e Sempronio così a priori, senza essersi confrontati sull'idea che ognuno ha della città, mi sembrerebbe molto, molto svilire insomma quello che è il motivo, per uno dei motivi principali, forse il principale, per cui l'amministrazione Tosi è caduta. L'ultimissima, ma allora sì. Questa mattina si fa il nome di Casadei, che si sta scaldando. Di solito quando vengono fatti i nomi di questi, diciamo, tempi sono... Alessandro Casadei, esatto. Un'esperienza già amministrativa, insomma, lo dico anche per chi Riccione non ci sta tutti i giorni. Esatto, infatti non si capisce se questi nomi sono messi lì apposta oppure così, per effettivamente una personalità importante per il partito, ma è prematuro? Oppure bisogna anche cominciare già a parlare di nomi? Beh, allora che Casadei si stia scaldando credo che sia naturale, anche perché è un maratoneta e quindi ha la necessità di mantenere i muscoli caldi, no? Adesso a parte questa battuta, direi che è presto parlare, però direi anche che bisogna anche far presto a identificarlo, perché tanto il tempo stringe, quello lo sappiamo, no? Poi i nomi che vengono fuori, insomma, è il gioco del nostro mestiere, è il nostro mestiere. Che giornale è venuto fuori? Mi sul Carlino, allora io c'ho sotto il Carlino, adesso guardo se anche sugli altri c'è qualcosa, perché poi non ho ancora guardato sulle pagine di Riccione. Allora, il Carlino parla di Casadei, anche se poi dice, poi c'è anche l'ex sindaco Imola che, insomma, Daniele. Certo, è intervenuto molte volte in questo periodo. Diciamo che le nomination a noi non mancano, non so negli altri... Fate attenzione a fare come agli Oscar, che sbagliate, poi dopo dite un nome per l'altro, perché poi è vero, è complicato. Parmigiani, la ringraziamo per queste considerazioni e sicuramente avremo modo di risentirci nelle prossime settimane. Secondo me ci sentiremo presto, mi sa che torneremo più spesso a Riccione in questi mesi. Bene, che dirle, buon lavoro Parmigiani, spero grazie che faccia piacere. Grazie. Buona giornata, grazie.